Riccardo Cristiano, Liberi TV Cosenza. Siamo in compagnia di Margherita Fortebraccio, che è presidente dell'associazione Tag Smutterini delle Mamme di Cosenza, Rende e Paola. Innanzitutto io ti saluto, Margherita, e poi ti chiedo, questa parola Tag Smutter, da dove deriva e di cosa si occupano le Tag Smutter? Allora, la Tag Smutter deriva dal tedesco, che vuol dire mamma di giorno. È una donna, e io amo dire, che apre le porte della sua casa e che accoglie nella sua casa un massimo di 5 bambini dai 3 mesi ai 3 anni. E perché amo dire che apre la sua casa? Perché il primo nostro strumento è l'accoglienza. Sì. Ma accoglienza non vuol dire solo che noi voi non li fate soltanto entrare in casa, vi prendete proprio cura di loro, perché a differenza, diciamo, delle strutture dei nidi tradizionali, voi è come se deste un valore aggiunto con il vostro tempo, sbaglio? Sì, il tempo è un aspetto qualificante del nostro servizio. Noi, attraverso il tempo e rispettando i tempi di crescita del bambino, organizziamo questo tempo con delle attività, ma tutto quello che accade nella casa diventa un avvenimento educativo. Un esempio può essere quando si annaffiano le piante, oppure preparare i dolci e i biscotti insieme, preparare quindi il pranzo, perché noi, quando parliamo delle Tag Smutter, parliamo di una pedagogia della domesticità, quindi parliamo della casa, e di questo ne ha parlato la psicologa Nelson, a cui noi facciamo riferimento, cioè la casa come valore simbolico educativo, perché la casa ricorda un po' anche ai bambini il loro vissuto, e quindi la casa è un ambiente familiare e caloroso come la propria, e quindi il bambino, nella spontaneità e nella naturalezza, riesce a fare delle conquiste con un educatrice che è a portata di udito e di sguardo. Infatti la nostra educatrice non interviene quasi mai mentre il bambino gioca, perché noi amiamo che il bambino riesca a realizzare quindi delle conquiste da solo. Questo non vuol dire che siamo indifferenti, ma gioiamo con lui quando riesce a fare appunto queste conquiste. Margherita, io un'altra domanda che sono intenzionato a farti, ed è molto semplice. Come mai una donna decide di affrontare questa esperienza molto particolare, che è aprire la propria casa, perché credo che ci sia dietro anche una esigenza di formazione, ma sicuramente un'esigenza anche da parte di chi vi affida i figli. Tu mi spiegavi prima chi vi affida i bambini possono essere persone che hanno degli orari particolari e che quindi in un nido tradizionale non riescono a trovare soddisfazione a questo bisogno. Sì, allora la nostra associazione è un'associazione che ha come punto principale rispondere ai bisogni sia dei bambini che delle famiglie, e soprattutto il bisogno appunto di conciliare la vita lavoro, sia per la Tag Smutter, e quindi una donna che mette a disposizione la sua casa, ma che riesce anche a poter fare della sua passione un lavoro, e quindi di occuparsi dei propri bambini insieme ad altri bambini, e allo stesso tempo rispondere al bisogno appunto della famiglia di orari che di solito nelle strutture, diciamo, non offrono questo servizio, perché noi a secondo dei bisogni dei genitori rispondiamo con la disponibilità della Tag Smutter, tant'è vero che ci sono nidi che offrono il servizio notturno, una dottoressa, un'infermiera che magari non ha a chi lasciare il proprio bambino, oppure nelle festività c'è gente che lavora, i commercianti, quindi noi diamo questa possibilità di poter lasciare in un luogo sicuro con un'educatrice calorosa come una mamma, e quindi il proprio bambino. E come si diventa Tag Smutter? Ecco, questo lo volevo proprio sottolineare. Noi non ci improvvisiamo Tag Smutter. La Tag Smutter frequenta un corso di formazione dove appunto le vengono date delle impara delle strategie educative, mette a disposizione i suoi saperi di mamma confrontandoli con il gruppo, ma soprattutto acquisisce delle competenze educative. E la formazione non termina con
col corso di formazione. Nella nostra associazione noi ogni mese abbiamo degli incontri educativi tenuti appunto dalla coordinatrice pedagogica e da altri esperti, quali la psicologa, il pediatra o anche gente delle cooperative, perché il nostro è un fare insieme, un fare con, perché da sola la Tagesmutter non potrebbe farcela, no? Perché ci sono tanti aspetti che vanno curati, tant'è vero che le nostre Tagesmutter sono seguite sia dalla coordinatrice territoriale che gestisce un po' quelli che sono gli accordi, quindi nella trasparenza, difendendo sia i diritti dei genitori che i diritti della Tagesmutter, che aiuta la Tagesmutter a sistemare casa, a mantenere un ambiente pulito e organizzato, anche perché noi ci teniamo molto all'ambiente, rifacendoci anche alla Montessori, e poi anche la coordinatrice pedagogica invece le sostiene nel lavoro educativo facendo un progetto ad hoc per ogni nido, perché ogni nido ha un'educatrice che ha le sue caratteristiche e i bambini, che sono sempre uniche, sono persone uniche, certo, che hanno delle caratteristiche non sempre uguali. E a tal proposito, visto che parlavamo appunto di bambini che sono persone uniche, un dubbio potrebbe venire. Io genitore decido appunto di affidare alle vostre amorevoli cure i bambini, e uno si domanda ma che educazione gli daranno? Cioè, c'è un orientamento specifico? Non so se mio figlio è cattolico, se mio figlio è buddista, cioè c'è un orientamento specifico, oppure addirittura per l'alimentazione, visto che voi comunque siete delle educatrici, ci sono delle esigenze particolari, se un bambino è celiaco o ha delle esigenze appunto specifiche come bambino? Certo, allora il primo punto è accettare la diversità, no? Per noi è importante questo, accettare l'altro. Come dicevo prima, l'accoglienza è il nostro lavoro, è il nostro strumento di tutti i giorni. Accogliere l'altro significa spogliarsi di tutti i pregiudizi, giusto? E quindi quando noi accogliamo i nostri bambini, quello che ci preme è il confronto continuo con la famiglia. Quindi se una famiglia ha delle regole educative, noi continuiamo lo stesso discorso nel nostro nido, rispettando quelle che sono i loro, diciamo, le loro peculiarità. E soprattutto per quanto riguarda anche l'alimentazione, noi ci teniamo, noi abbiamo delle schede che facciamo compilare alla famiglia, se un bambino è allergico, se è celiaco, quindi ci sono delle attenzioni. E soprattutto c'è il monitoraggio appunto del coordinamento gestionale, che si occupa anche dell'igiene, quindi anche degli alimenti, di come vengono tenuti, di come viene tenuta la casa, no? Poi diciamo anche una cosa secondo me molto importante, il valore che si dà alla donna, che soprattutto noi siamo in un contesto molto particolare che è il sud, quindi è già difficile trovare un lavoro, è già difficile anche essere mamma, e mancando tutele anche dal punto di vista della regione, io penso anche dallo Stato in generale, una donna in questo contesto di Tagesmutter è valorizzata come madre e come donna. Certo, come madre e come educatrice, perché come dicevo prima non siamo delle casalinghe improvvisate, no? Ma siamo delle educatrici che facciamo in maniera che stiamo lavorando sodo per fare questo lavoro, siamo un gruppo di donne che stiamo cercando di reinventarci il lavoro e facendo della nostra passione un lavoro. E quindi il valore della donna, certo, noi cerchiamo di valorizzare tutti quegli aspetti che sono della donna, che è appunto la casa e anche il fatto di non essere solo una mamma, no? Ma anche di reinventarsi il lavoro e di poter, prendersi cura di sé e della propria famiglia in un contesto così difficile. Stiamo anche lavorando con i comuni per far conoscere la figura e per farci riconoscere dalle amministrazioni locali e dalla regione. Perché al momento comunque non siete riconosciuti qui in Calabria? Sì, perché nelle altre, diciamo che c'è un dialogo, ecco, c'è un dialogo aperto appunto con gli esponenti della regione e dei comuni per capire appunto la nostra collocazione, come potremmo essere inserite nei vari, diciamo, bandi regionali, per capire come appunto poter entrare e poter svolgere il nostro lavoro, io dico con trasparenza e anche con, come dire, in una terra così difficile che è il sud. Io poi volevo chiederti anche un'altra cosa, tu perché consiglieresti a una famiglia di affidarvi i propri figli, se
vuoi chiedere anche come diventare tagesmut, perché diventare tagesmut e cosa ha dato a te essere una tagesmutter? Allora, io ho abbracciato la filosofia delle tagesmutter perché mi sembrava, io ho fatto l'educatrice sia diciamo alle case famiglie come operatrice sociale, ma anche sono stata nei nidi. Mi rendevo conto che nei nidi, cioè, sono belli, ci sono delle strutture bellissime, però era il numero che è un po', no? Fa fatica, e anche il tempo, perché è proprio diverso l'impostazione, la struttura del nido. In una casa, come dicevo prima, il tempo scorre lentamente, quindi un'educatrice ha la possibilità di poter comunicare al bambino il piacere di stare con lui, perché c'è tutto il tempo di aspettare, di poter allacciarsi le scarpe da solo o di poter mettersi i calzini da solo, no? Questo la struttura magari non lo può permettere, ma non perché non siano valide, ma perché appunto non c'è questo tempo ben... Io direi che voi date molta più attenzione rispetto magari a un asilo, un nido tradizionale, in quanto avete più possibilità di dedicarvi, allora è come se appunto vi dedicaste come se fosse un altro figlio, fondamentalmente. Sì, e poi c'è una crescita personale grandissima, perché noi impariamo tanto dai bambini, no? La loro spontaneità, il loro modo di essere, la loro semplicità, ma soprattutto la diversità ti arricchisce. Ogni bambino è diverso e tu lo capisci, e con ogni bambino lo affronti in maniera diversa. Questo ti fa aprire, no? C'è un'apertura proprio verso l'altro, e quindi ti fa capire quanto è bello fare appunto l'educatrice, no? Il fatto di scegliere la tagesmutter perché? Anche perché il numero dei bambini è minore, sono massimo 5, se sono al di sotto dei 9 mesi 3, e quindi questo ti permette di poterti di rispondere in maniera diciamo continua ai loro bisogni, perché la fascia di età almeno nel nido è dai 3 mesi ai 3 anni, e quindi questo ti permette di poter accudirli in una maniera diciamo più adeguata, rispondere ai bisogni in maniera calorosa, con tranquillità, e quindi le routine, cioè il pasto, il cambio, diventano dei momenti belli, no? Sereni, di serenità, certo. In un ambiente caloroso, appunto, come è la casa. Io a questo punto ti chiedo innanzitutto di dare dei riferimenti per rintracciarvi qui in Calabria. Io poi comunque so che passeranno in sovraimpressione, li troverete anche all'inizio di questo video, ma soprattutto vorrei che dicessi ai nostri amici web ascoltatori dove possono trovarvi. Sul territorio, dicevamo, siete a Cosenza, Rende e Paola. Sì, siamo a Cosenza, Rende e Paola. Abbiamo due nidi a Cosenza, uno su Rende e poi altri due in apertura a Paola. Perfetto. Quindi comunque c'è anche una pagina Facebook, mi pare, giusto? Sì, abbiamo una pagina Facebook dove raccontiamo un po' quelli che sono, dove mettiamo un po' le cose che noi facciamo, raccontiamo un po' un pezzo di noi, no? Un po' di noi, giusto per far conoscere la figura, anche perché è una figura nuova, quindi c'è un po' di diffidenza, tant'è vero che noi in passato siamo usciti fuori dai nostri nidi per farci un po' conoscere, creando una serie di eventi, proprio per far vedere che anche nell'intrattenimento, se è un intrattenimento con finalità educative, i bambini possono imparare anche nell'animazione, no? Nella tipica animazione di eventi. Perfetto, io a questo punto ringrazio Margherita Fortebraccio, che è presidente dell'associazione Tagesmutter Nido delle Mamme Cosenza, Rende e Paola, e vi invito, oltre a visitare il sito delle Tagesmutter che trovate appunto su Facebook, ma di cercare anche il tuo nome su Facebook, Margherita Fortebraccio, perché lì sicuramente ti possono contattare per chiederti delle informazioni più specifiche, e magari o per diventare loro tagesmutter, o magari per affidare i loro bambini a voi e chiedervi magari farvi più domande che magari in questo momento a noi non sono venute in mente. Ma siete apertissime, giusto? Sì, certo, siamo aperti al dialogo, anzi è il nostro scopo quello di far conoscere questa figura nuova e questa figura particolare, no? Che nel nostro territorio ancora, diciamo, non è conosciuta, si conosce poco. Grazie a tutti.